Benvenuti su ClubBG Passione Games, ragazzi, nuovo episodio, si torna, nuovo episodio con il football, si torna a giocare dopo una decina di giorni dall'ultima esperienza. Io ringrazio ancora tutti quelli che si sono divertiti a vedere le gesta del faccione. Si torna con questa squadra, ragazzi, stile di gioco, livello di gioco 100. Ho rispolverato, vi farò vedere qualche giocatore, ho rispolverato in attacco al posto di Alan il buon Cristiano Ronaldo, che ovviamente lo stanno un po' sbatacchiando a destra e a sinistra. Nel suo tempo magari lo vedremo in campo, e quindi giocheremo con Casemiro come mediano e Kanté e Verratti, che saranno le due belve al centrocampo. Un centrocampo che ho provato nella partita precedente, che non vi ho postato perché oggettivamente vi ho evitato la schifo, con un centrocampo a due. Non ce l'ho fatta, ragazzi, mi sorpassava da tutte le parti. Non bisogna giocare con centro, almeno per come gioco io, con centrocampo a tre. Poi Messi farà il trequartista a supporto di Mbappé e Lewandowski, con i panchinari, eccoli qua, che sono Neymar, che prenderà il posto di Messi qualora ce ne fosse necessità, Renatone, Sanchez, che è l'altro, e Paul Scholes, che appunto andranno a coprire l'eventuale, diciamo, eventualmente, se Verratti o Kanté non ce la fanno. Poi Bind l'ho messo in panca al posto di Robertson, e poi ci abbiamo come punte Eder Militao, magari al posto o di Alababa e 40 ladroni e Sergio Ramos, e poi Ronaldo e Dybala come punte. Ecco, magari invece Dybala io prenderei le riserve Alan, quindi al posto di Dybala, sempre se lo trovo. Anche Rudiger, ragazzi, Rudiger è una bestia. È una bestia. Theo Hernandez non gioca più. Sergio Busquets, ma dov'è? C'è più Alan? Scaduto il con... Ah, eccolo qui. Alan, e quindi Ronaldo e Alan poi possono entrare nel secondo tempo. Ma io ti dirò di più. Io farei così. Diamo fiducia a Cristiano Ronaldo. Quindi coppia d'attacco Cristiano Ronaldo, Mbappé con dietro Messi. Tattiche. Allora, estinzioni individuali ci abbiamo qui. Offensivo. Io mettevo il buon Messi. Poi difensivo lui. Difesa 2, contropiede. Io me lo prendo con il buon Mbappé. E poi difesa 2. No, no, lui contropiede il buon Cristiano Ronaldo. Vai. Vediamo se il Cristianone mi fa vincere il partitone. Sempre 100 come coso. Andiamoci a trovare l'avversario. Tanto, ragazzi, come ho detto ieri nell'episodio di FIFA, siamo ripartiti appunto con la programmazione normale. Poi ritorneremo anche in live con molta calma. Quindi episodio di oggi, episodio di giovedì e poi domenica. Venerdì invece ci sarà l'episodio o di Assassin's Creed, oppure comunque un'avventura, quindi non sarà calcio. Quindi il calcio la farà un po' dal padrone. Abbiamo preso questo trend anche perché ho visto che sia la carriera sul Como che la mia avventura sul campo dei futuri, a proposito, è ricominciata appunto la stagione, quindi noi dalla quinta siamo retrocessi all'ottava, sempre tre livelli. Ma insomma, l'obiettivo è di ritornare in quinta quanto prima possibile. Poi appunto faremo più avanti anche qualche partita con un amico, insomma c'è tanta carne al fuoco, quindi seguite il canale. Juventus, allala, sono Juventino che progioca col Napoli. Boh, vabbè. Campo si gioca a San Siro, ma quando gioco in casa, ragazzi, perdo sempre. Allora, queste mi va bene, divisa di casa, sì. Schema di gioco, dai. Ok, ci abbiamo tutti col pallino all'insù. Qui Ayad e Neymar, porca miseria. Eder Militao, Lewandowski. Ronaldo è quello che c'è un po' più giù, però diamo lì fiducia. E Neymar, ragazzi, pochi ci si può mettere dietro. Vabbè. Si potrebbe anche fare qualcosa di diverso. Qualora lui non ce la facesse. No, vabbè, dai, giochiamo così. Ah, vediamo lui come gioca. Lui gioca con Alan davanti, Carrascasquella,
Rafinha, Vlahovic come trequartista, Casemiro Scho, Lucio Colà, pericoloso, bimbo mio, molto pericoloso. Vabbè, squadra normalissima, lo strapazziamo. Torna in campo dopo un po' di tempo anche il Sergione Ramos, che mi garba tantissimo come giocatore, anche se ormai è alla fine della sua carriera calcistica, però è sempre stato un grande giocatore. Dai, dai, gioca. Amici telespettatori, un San Siro. altro calcistico di spessore che vi offriremo in esclusiva. Si dice che l'attesa di un momento sia fondamentale per poi goderselo al meglio. Beh, ora l'attesa è finita. Si alza finalmente il sipario. Vai, I Cristiano. giocatori di oggi sono già sul palcoscenico e non ci resta che assistere insieme a questi 90 minuti di spettacolo. La famosa curva sud del Milan, un esempio unico di devozione a Perché? Nel frattempo la gara è iniziata. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Robertson, un terzino Ah, yeah, sbaglio sempre terzi. I tasti, ragazzi. fascia. È bravissimo nelle sovrapposizioni, riesce a dare sempre il suo contributo alla fase offensiva, attaccando il campo sempre con i tempi giusti. Sì, sono certo che farà la differenza là dietro, dando solidità al reparto. Vlahovic! E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Vai. Qui può partire il contropiede. Mbappé. Qui cercherà il tiro. Boia. Ora Kanté. Manda il difensore al bar con una finta e se ne va. Kanté. L'allenatore non può Ma cos'è questo tiro qui? di questo passaggio. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. La butta via, non trova altre opzioni. Casemiro, prova a giocarla in profondità. Dio benedetto. Sceglie di andare per vie verticali. Addio. Con Sergione non si passa. Si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. Un intervento che ha evitato una catastrofe. Però dovrebbero anche preoccuparsi. Questo errore potrebbe essergli fatale. C'è spazio per calciare. Bell'intervento difensivo. Porca miseria. Riesce a non farsi ingolosire dal possesso e la butta via. Errore qui, pallone sprecato. Boia, nel muso. Nostra, nostra. Rovina la festa agli avversari, intercettando il pallone. Ma lui gioca col trequartista Vlahovic. Ci prova! Ottima la parata del No, portiere. per ora lui il primo tiro l'ha fatto Risposto lui. E presente. te la metti fare, non si è ancora tirato una parte. Intervento pregevole. Porta. Azpilicueta. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ah! Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere. Portiere. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Kanté prova a spingere sulla corsia di destra. Mbappé, il Milan cambia Pallaccio. posizione. Pallaccio, pallaccio, chi batte la punizione? Oh. Eh sì, vi confermo che è stato ammonito per il fallo di poco fa. Non c'è niente da discutere, è stato redarguito poco fa e non ha voluto darsi una regolata. Ha un'ottima visuale dello specchio della porta. Oh, Messi deve tirare punizione, eh. Abbiamo visto gol da distanze anche maggiori. Messi! Troppo alto, troppo alto. C'era, eh. Addio. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Tutto. Casemiro. Messi. La gioca a sinistra. C'è Messi. Oh.
Messi del moscio. Pallone allontanato dall'area di rigore. Scholes. Addio. Verticalizzare. Se ne va. E trova il compagno. Ecco il tiro. Ma cosa ha preso? Cosa ha preso il portiere? Non ci credo. Salvataggio. Boh, lui perlomeno tira. Non si è fatto nemmeno un tiro un po'. Nemmeno uno. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Ah, no, Ronaldo, ragazzi, ci ho provato. Verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Ultimo passaggio. Ah! Poteva essere Verratti, ragazzi. Al mamma mia. Meno che delusione col gol. Miracolo di calcio. Poi ce lo fanno, Kanté. Vai, azzecca lui. Punteggio di 0-0, ma partita tutt'altro che noiosa, devo dire. Entrambe le squadre si sono spesso proposte in avanti. Cristiano Ronaldo. E passa. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Ha cercato la soluzione più logica, ma non è stato abbastanza preciso. Holland. Errore qui, pallone sprecato. Vlahovic. Pallone interessante, in verticale. Allarga il gioco a destra. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po' telefonato. Pronto? No! Primo tiro dopo non so quanto. Bella azione però questa, molto bella. Ronaldo, potevi tirare un po' più forte. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. There will be 1 minute added time. Errore qui, pallone sprecato. Può segnare da lì. Cristiano Ronaldo. Ottima lettura di gioco. Hanno paura, Hanno paura di Cristiano Ronaldo. È finita. La partita del primo tempo è finita. Casemiro. Mbappé. A spazio. Cerca il tiro. Prova ancora. Oh, gol di Cristiano Ronaldo. Ah, gol suoi. Ah, perfetto. Prima frazione. Adesso l'inerzia. 1-0, 1-0. Gol di Cristiano Ronaldo. Tempo abbondantemente scaduto, era nell'area da opportunista. Il portiere è stato bravo. Ah, ce lo fa vedere. Comunque 1-0, dai, abbastanza verità. Anche se lui ha fatto dei tiri. Primo tempo è finito, dai. Vai, 1-0 per noi. Prima frazione di gioco. Forza, forza. Bella partita. Bella partita. Allora, chi facciamo? Io direi di giocare con i soliti, giocatori. Sono certo che saranno. Giochiamo con i soliti. Del primo tempo e del punteggio. Ora ci diamo le fiducia. Tenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. Milan esce dal campo con l'unico gol della partita a referto in una gara tesa, ma emozionante. Ancora tutto da decidere. Tribuna, palla in tribuna. Si riprende con il secondo tempo. Un solo gol di differenza. No, ma perché? Finora. No, ma deve l'altro, se mi sto attento mi... Anche in questa occasione. Messi. Possesso palla preciso, la fanno girare. Si destreggiano con un buon possesso di palla. Bell'anticipo, ora posso partire. Vabbè, dai, lui è in difficoltà, lui è in difficoltà. Rimessa laterale. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ci prova con un pallone profondo. Un'altra azione in copertura. Stanno noi a fare di loro. Vlahovic. Scodella in avanti. No, ma a caso. Vede lo scatto e cerca la profondità. Intervento fondamentale. Bastato no. Tocco leggermente. Chi è questo qui? L'idea però non era niente male. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Era al posto giusto, un bel anticipo. Marco Verratti. Messi, palla di nuovo verso il centro.
interrompe un'azione che poteva diventare conclusione. 2-0, 2-2-2-2. Messi, bello, bello, bel gol. 2-0, è partita, credo, chiusa. Io devo già per forza concentrare un po' a 3, altrimenti troppo debole la squadra. 2-0. A parte con questa squadra vivi vincerebbe anche lo zoppo di Montenegro. Però 2-0, bello, bel gol. Ce lo fa vedere, no, è geloso, geloso. Via Lionel Messi. Ah, io direi Messi ha fatto gol, no, ma sono tutti a posto, dai. Ah, si è ritirato, ragazzi. Quindi, praticamente, ritirandosi, come vi ho detto, non si ritira. Facciamo due partite, quindi se ha vinto la partita, rigiochiamo. Quindi dura un po' di più questo episodio, e poi... dura un po' di più, rigiochiamo. 2-0, ha visto che non riusciva più a tirar fuori niente dal cilindro, e quindi oggettivamente ha fatto bene, è stata connessione. Vediamo se ci si mette troppo tempo, ovviamente lo chiudiamo qui, che perché i server alcune volte fanno un po' schifo, trovato, vai. Potrebbe anche essere la partita che ci promuove in settima divisione. Allora, chi è questo? Due nona, può darsi. Io direi di ridare fiducia al solito 11. Andiamo avanti contro una spana. Le nazionali già. Divisa la trasferta, va bene. Lui gioca con una squadretta, vabbè, dai. Io direi di giocare ancora lui. Ah no, sono tutti pesanti. Allora, io direi di far giocare lui. Vai, Alan Cristiano Ronaldo, vediamo. Anna, ragazzi, Zibugureta lì. Binde, mettiamola questa trovata, che se non è il suo ruolo. Vai, anche se non è il suo ruolo, ma Binde, a psicoleta giù, non mi stava bene. Vai, cerchiamo di vincere questa partita, così saliamo di divisione e siamo. E poi appunto prime giornate della competizione, ma un verdetto pesante potrebbe arrivare già oggi. Una delle due England che tra non molto scenderanno in campo si trova infatti nell'insolita posizione di poter già staccare il biglietto per salire di categoria in quella che verrebbe ricordata negli anni a venire come una cavalcata trionfale. Senti lì, cavalcata trionfale, la concentrazione di tutto l'ambiente è il simbolo della consapevolezza di quanto sia grande il risultato che hanno a portata di mano. Allora, lui è o è un fenomeno, come pensi sia, assistere a uno spettacolo indimenticabile, o si massacra. Vabbè. Ha già dato il via cronometro. Devono assolutamente fare il risultato oggi, non hanno altra possibilità. Lo sposta, c'è fallo. Batte subito la punizione. Casemiro, ragazzi, infatti fa passare. I piani degli avversari. Holland cerca l'uomo là davanti. C'è Messi. Va. Pallone di ritorno verso. Ma sono tutti in difesa, come gioca? Provano a partire in velocità. E vabbè. Un contrasto di cui avevano bisogno. Ne sono usciti indenni. Un intervento che ha evitato una catastrofe. Però dovrebbero anche preoccuparsi di quanto... Ragazzi, come gioia sto lì? Beccato in offside da guardaline. Il Milan al calcio di punizione. Ah, non male. Ed ecco che arriva il ammonito. Cartellino della gara. Prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce. Prova il tiro! Tentativo, ma non trova il gol. Forse avrebbe potuto. Ma Ronaldo cambia le maglie, i numeri di maglie ogni partita. Abbiamo messo il 7, giusto, perché c'è il 7, invece niente. Qua c'è il 20. Oh,
la partita prima sa che numero ci aveva. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ma contrasti? Come fai a vincere un trasti questi? Restart, vai. Dunque, rimessa laterale. Sergio Ramos. Ah! Intervento tempestivo. Ah. Ma quanti sono a centrocampo? 18. Passaggio sulla destra. Addio. È andato via. Marco Verratti. Gioca una palla lunga. Occasione per il contropiede. Possibilità di tiro. Arriva Cristiano Ronaldo. Passaggio profondo. Occasione da rete. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Vabbè, dai. Lì, davanti alla porta. Ha via. Mancato un po'. Soltanto rimessa laterale qui. Ci prova con un pallone profondo. No. Cristiano Ronaldo. No. Ma sono aggressivi sti video. Continua l'azione, la riconquista. Holland. Cristiano Ronaldo. E passa. C'è il retropassaggio. Ci crede, cerca la porta. No. Ragazzi, da poco, un rischio inutile. Chi è che ha tirato? Blind. Ora si fa, ora si fa. No, è botta. Qui può partire il contropiede. Alaba. Un altro passaggio ben eseguito. Buona costruzione. Holland. Che bot. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Holland. Il Milan a calcio di punizione. Male. Gioco tutta la impossibile cacciare da posizione migliore. Qui mi sembra un po' lontano, forse farebbe meglio a cercare qualcuno in area di rigore. Messi, piuttosto sfortunato qui, però il pallone è uscito di un nulla. Ma come è uscito? No. Mamma mia, sprecato. Riceve il passaggio e l'arbitro con la partitaccia. Qui c'è una squadra del dito fasciato, tutti in difesa. Poi credo sia anche bravino. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Passaggio splendido, una chance. Attenzione al tiro. Conclusione sul fondo. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Se vuoi gli passi per la testa. Occhio, può andare. Pallone dentro. Chi ne ha tirato? Verratti. Non perdono tempo a recuperare il pallone. E va a colpire di testa. E la difesa. Ragazzi. Un sospiro di sollievo. Dio.
non si tira indietro e conquista il pallone. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. E ora deve conquistare, deve tirare. No, troppi errori, ma come si fa? Di fatto, non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Holland, palla filtrante per Cristiano Ronaldo, guadagna metri, che pallone gli ha dato, pronto al tiro. No, quindi è due ore si tirava e di nuovo Cristiano Ronaldo, soprattutto quando arriva da uno dei due partite due gol di nuovo. Ragazzi, questa vittoria ci vuole, anche se lui è tosto, perché è una squadra dentro fasciata, poi è tutto in difesa, poi io sono parecchio scarso, lui forse è un pochino bravino, forse. Comunque dai, primo tempo l'abbiamo sbloccata e così subito si sale subito di categoria e ci auguriamo che il secondo episodio interessa ancora di più. Finiscono così 8 tiri di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante. Allora, io direi. Sono avanti di un gol, ma non è un vantaggio che può farvi sentire completamente al sicuro. Io volevo. Credo che nel mettere secondo tempo spingeranno ancora di più per al posto di Verratti. 1-0 dopo il primo tempo. Scholes. Vai. Scholes al posto di Verratti, via. Substitution. Diamo ancora fiducia a Cristianone, almeno lì si dà fiducia. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Oddio, si è svegliato. Tenta il tiro. No. Ma io devo andare, ma scusami. Andava fuori. Missile. Brutto cross, niente da fare. Cercano spazio allargando il gioco. Bravo. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Se ne va. Intercetta il passaggio, pericolo. L'abbiamo chiesta. Il giocatore è sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Entre i due si erano attorcigliati. Va avanzare l'azione con il lancio lungo. Arriva Cristiano Ronaldo. Passaggio fantastico, ha spazio per il tiro. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Vede la porta. Palla filtrante. Messi! Bello, ha preso la mira, Messi. Ha preso la mira, 2-0. Allora, promozione in cassaforte, vittoria e promozione in cassaforte. Bello, bravissimo. 2-0. Marco aperto dei difensori. Bello questo qui, bello. Ha preso la mira. Ce lo fa vedere, ragazzi. Sì, ce lo fa vedere. Number 7, Leo Messi. A giro, è andata a giro. Ok, dai, 2-0. Dai, su Shafid Hamahamba. Ma ritirati, se ne parla più, dai. Il Milan può gestire un comodo vantaggio di due reti. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. Ha spazio per provare il tiro. Può provare. La toglie dalla porta. Nello spazio per scocchia la conclusione. 3-0. Sì, lui è fermo, dai, è crollato, fermo, 3-0. Gol, la partita è quasi chiusa. Dai, sì, però, insomma, se partite visse non vuoi più giocare, smetti, che se ne parla più. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi non ci interessa il giusto, massacriamolo. Voluto far furbo, gioco io, sì. Con Scholes torna al gol dopo non so quanto tempo. Number 22. Ma scusami, scusa, ma se uno si ritira, no? Invece di farci votare i gabba, ci siamo.
tutti all'attacco, tanto l'uno gioca. Dunque, i rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Ma guarda là, non gliela levi, eh? The attendance for this match. Sì, sì, faccio il bimbino, bimbo loco. Occhio al tiro! Ce l'hanno fatta! Partita che sembra già chiusa e continuano a insistere per giungere. Sì. Non me ne frega niente. E che queste persone qui, uno, non giocano con una squadra di quel tipo lì, perché è impossibile non avere una squadra decente. Poi, quando vedono, non è che stanno fermi, si ritirano, come fanno tutti. Quindi, vuole prendere la goleata, e noi gli facciamo la goleata, mi dispiace per voi, ma noi gli facciamo la goleata. Io fossi lui mi ritirerei, ci fa votare i gambasisi a tutti, manca sempre un sacco di tempo. E guarda questi imbecilli, ragazzi, ma fate festa. Io non mi posso neanche ritirare. Il risultato ormai è assolutamente impossibile da ribaltare. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Sergio Ramos. A sfoggio della sua tecnica. Sergio Ramos c'ha la tecnica. Sergio Ramos supera il diretto avversario. Ecco il tiro. Ha un'altra chance. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. La alleggerisce dietro. Palla che torna nella zona del portiere. Sergio Ramos. Ah, meno male si è ritirato. Oh, meno male si è ritirato. Non abbiamo ferito più di tanto, ragazzi. Abbiamo raggiunto già nel primo episodio di ritorno. Oh, ok. Abbiamo raggiunto la categoria superiore. Ok. Quindi è tutta promozione, può saltare, saltiamo e andiamo nella prossima, la settima. Quindi io credo che si riuscirà entro la fine, ok? Complimenti. Ok, quando è la prossima? È il 7-11, eh? Insomma, è il 20, sempre meno come tempo. Comunque, allora ragazzi, noi ci rivediamo il prossimo episodio, che sarà giovedì. Ripartiremo dalla settima divisione, dove ci sono 9 punti per la promozione, 5 per restare. Faremo qualche partita. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio. Se vi è piaciuto il video, come sempre, mettete un like, iscrivetevi al canale, andate a fare un po' un giro su tutti i social qui collegato al canale, sotto trovate le cose, commentate se vi fa schifo questa videata e insomma se è cambiato qualcosa, se vi è piaciuto il cambiamento. Io vi saluto e vi do appuntamento alle prossime.